Molise, Adriana, Pelizzana. Le immagini si soffermano sul tripudio del pubblico. Alvise, Adriana e Pelizzana hanno completato, inquadrati i francesi. Daniel Vindel, Silvia Battazza per San Marino. 3 minuti a disposizione. Straordinaria la prova italiana, inquadrati i due protagonisti di San Marino, Roberto Venturini e Luisa Gennari. Eccezionale davvero la prova di Treviso. Inizia la grande rimonta, termina anche San Marino, aveva terminato anche la Spagna. Fischiano lo scadere dei 3 minuti, i giudici. Importante andare sul tabellone. Straordinario davvero il clima, non potevamo augurarci di meglio per quanto riguarda il tifo. E queste immagini a rallenti ci riportano la gioia meritatissima dei protagonisti di Alvise Russo, di Adriana Dal Bianco e di Pelizzana, che hanno appena concluso la loro prova. Ed ecco l'applauso che saluta il tabellone del quinto gioco. Straordinaria la prova di Treviso, 2 minuti e 03, 6 punti, 5 punti alla Spagna, 2 minuti e 54, 4 alla Jugoslavia, 3 minuti e 02, 3 punti a San Marino, 3 minuti e 11, 2 punti al Portogallo con 4 tasselli e 3 punti alla Francia, 1 punto alla Francia con 3 tasselli. La classifica dunque aggiornata dopo il quinto gioco, in testa la Jugoslavia Bor 25 a 2 punti, Treviso con 23, le Azzorre Portogallo 20 punti, Haka per la Spagna 19, Tolosa 18 punti, Faetano San Marino 14. Da sempre Durban aiuta una bocca sana. Denti bianchi, bocca fresca. Durban difende il tuo sorriso. A chi l'arte piace farla e non solo ammirarla, a chi vuole imparare a dar forma e colore alla propria creatività, Fabbri Editori dedica Fare Arte, corso di pittura, con le tecniche, i pittori, i trucchi del mestiere, il come fare e il cosa non fare. In edicola con il primo fascicolo, il secondo e il primo raccoglitore. E la prossima settimana, con il terzo fascicolo, le preziose carte per artisti Fabriano. E tu che ne dici? Fare Arte. Fabbri Editori. Io ci provo. Scusi, mi è finito... Il detersivo. Le presterò il mio. Ah, mai provato un liquido? Su certi sporchi mia madre non lo usa. Ma Dash liquido dà un bianco fantastico, a prova di mamma. E in più Dash liquido rispetta i tessuti e si può versare sopra le macchie. Senta, aveva ragione. Con un bianco così passo al liquido anch'io. Anzi, ne ho ricomprato uno tutto per lei. Il suo era mezzo vuoto. Senta! È fatta. Scusi, Sam, ma è stato più forte di me. Io resto fedele al bianco di Dash. Dash non si cambia. Perché anche tra i liquidi più bianco non si può. Forti con lo stile? Sì. Gentili con i capelli? Sì. Nuove spume Grafic con filtro protettivo rispettano i capelli? Sì. Nuovo diffusore, spuma più soffice, più facile da applicare. Super volume, maxi tenuta. Nuove spume Grafic. Crea! Con Grafic. Come Vicinet scioglie questo guscio che è di calcare? Così Vicinet scioglie tutte le incrostazioni e le impurità del water, anche quelle invisibili. Io da anni uso Vicinet tutti i giorni e ho un water sempre pulito, come nuovo e con l'igiene Vicinet, l'igiene che mi lascia tranquilla. Vicinet, pulizia e igiene garantite ogni giorno. Buonasera, eccomi qua, anzi, eccoci qui. Io faccio finta di niente, chiedo scusa ai miei colleghi
stranieri, ma la scuola di Treviso è veramente forte, ragazzi, mica per scherzo. Adesso invece vi presento il capitano del Portogallo, degli Azzorre, Antonio Lopez. Come va? Hola. Bien. Va bene? Sì. Loro si sono classificati e quindi sono andati in finale durante la quinta puntata, quella fatta proprio da noi in Italia, a Bergamo. L'anno scorso hanno vinto l'edizione dei Giochi Senza Frontiere 1989 e quest'anno chiaramente ce la metteranno tutta per fare altrettanto. Io devo dire una cosa che ho saputo proprio qualche istante fa. L'altro giorno noi eravamo a fare la prova generale e lui ha ricevuto una telefonata dalle Azzorre perché è diventato papà, quindi noi gli facciamo tanti auguri. Come si chiama il tuo mucciaccio? Idvina. E speriamo che questo bambino possa veramente crescere in Europa unita, senza frontiere. Questo è il nostro augurio a questo bambino che ha appena 2 giorni. E adesso invece tutti insieme rivediamo le Azzorre. Guardiamole insieme. L'arte del ferro, come naturalmente tutti i trevigiani sapranno, ha origini assai lontane, sia a Treviso che in provincia. Infatti a Ceneda, una località che non è molto lontana proprio dal centro, esiste ancora una fucina, la famosa fonderia dei Poli, che costruisce da tanti anni, da ancora oggi, le campane. E infatti le campane che noi sentiamo suonare in tutta Italia e anche all'estero vengono appunto da Ceneda. Tra l'altro nel 1984 a Serravalle c'è stata la prima mostra nazionale del ferro battuto e per onorare questa antica e nobilissima tradizione giocheremo con queste bellissime campane che sono alte sulla mia testa, che porteranno alla vittoria quel concorrente che saltando su un tappeto elastico riuscirà a farle suonare il più a lungo possibile. Sembrerà fra pochissimo